anche per esempio andando verso il cantiere navale. C'era un antichissimo lazzaretto in cui ai tempi della peste venivano messi in quarantena la gente che arrivava dal mare con i carichi di merci. Tanto che poi vennero seppelliti anche lì stranieri che arrivavano a Palermo e quindi fu chiamato poi il cimitero acattolico o degli inglesi per le innumerevoli personalità inglesi seppellite lì. Attualmente è stato abbandonato anche quello. In questi giorni proprio il comune ci sta dando una mano, ricominciando a ripulirlo il tutto quanto e cercare di riqualificarlo.